Se non li conoscete come non li conosco io, o li acquistate al supermercato oppure li coltivate in casa. Se avete un piccolo angolo protetto dal vento, dalle intemperie, vale veramente la pena. Se le trovate attorno ai 5-7 euro a balletta, prendetele, perché vedrete che hanno un gusto completamente diverso. Coprire con un centimetro di terra, non eccedere il quantitativo del terriccio. L'uso del terriccio in questo caso soltanto come una semplice copertura per i funghi, quindi ovviamente un terriccio abbastanza sciolto, privo di radici, tuberi, paglia e cotico erboso. Io ho il terriccio da orto, quindi utilizzerò quello. Inumidire il terreno di copertura con lo spruzzino, mantenere umido il substrato ma non inzuppato, e bagnare anche più volte al giorno a seconda delle condizioni climatiche. Purtroppo una balletta non ha avuto risultati, questa invece, guardate, vedete, qui su questo lato è venuto fuori proprio questo bel mucchio di funghi, questo bel gruppo. Qua sopra niente, quindi adesso li raccogliamo e poi li pulirò direttamente sopra la balletta, giusto per far cadere qualche spora. Li vedete un po' secchi perché l'ultima volta li ho bagnati l'altro ieri non ci sono riuscito, ora è il momento di raccoglierli, quindi siamo al limite, dovrei bagnarli un po' più spesso, ecco, tutto lì. Il mio amico Dan è venuto a trovarmi. Riapro il video soltanto per farvi vedere, ho acquistato due ballette all'Eurospin che sono sempre le migliori come rapporto qualità-prezzo, 5 euro l'una, 12 euro, mentre queste Eurospin per 5 euro vanno più che bene, guardate che meraviglia.